di tanta gente. Prendiamo le attività della Fondazione Gerardino Romano. Dopo un mese di sosta, abbiamo fatto un mese di sosta, 17 dicembre, 14 gennaio, riprendiamo con una presentazione che è stata suggerita, e lo ringrazio molto, dal dottore Michele Selvaggio, che è qui presente a me, ed è dedicata alla pubblicazione, alla collezione iniziale, ad oggetto la storia, un pezzo della storia di Castellani. In realtà è talmente vasta la prospettiva con la quale Pasquale Caro, che ringrazio non solo per quello che ha scritto, per come l'ha scritto, ma anche e soprattutto di aver dato la disponibilità di prendere le nostre attività, di inaugurare l'anno 2015, quindi faccio gli auguri ovviamente a tutti per il nuovo anno. Lo ringrazio perché ci ha dato una esemplificativa capacità di leggere la nostra storia del presente attraverso il passato. Lo dice molto bene Michele Selvaggio, di visto il comunicato stampa. Io nel comunicato stampa ho sottolineato questo approccio al tema della memoria che Michele mette molto in evidenza nella sua postazione. Tre momenti che io, anzi quattro per la verità, che ho tutti e quattro illustrato nel comunicato stampa, perché ci tenevo che sia il sindaco di Castelvetere, per quello che ha detto e per come l'ha detto, sia Tonino Conte, sia Michele Selvaggio, e soprattutto il mio amico e maestro professore Scetta, a cui ho riservato l'ultimo pezzettino del comunicato stampa perché mi lega al professore Scetta un affetto, una stima particolare, quindi ho riservato che lui dice una cosa che per la verità non stava bene insieme alle altre, quindi stava un po' isolata rispetto alle altre nel nostro comunicato stampa, quindi io ho riservato la conclusione del comunicato stampa. Forse il professor Scetta, che non ha letto il comunicato stampa, lo vedo perplesso, io lo leggo io così ricordo quello che ha scritto, quindi riassumo i quattro momenti che sono stati dedicati al volume di Pasquale Caro. Dunque, Alessandro Di Sandro, una ricerca minuziosa e appassionata consente da una parte trattata di rispondere alla domanda di quale storia sono figlie, questo lo scrive il sindaco di Castelvene, la nostra democrazia e la Costituzione, che ne rappresenta insieme lo spirito, l'impalcatura e la garanzia. Lo scrive Alessandro Di Sandro. Un libro fecondo, dunque, uno strumento di grande significato, questo lo scrive Tonino Conte, sicuramente coerente con l'obiettivo di sollecitare, che si scusa perché ieri l'ho incontrato, mi scusa perché oggi aveva degli impegni, con l'obiettivo di sollecitare non solo e non tanto delle reazioni emotive, ma un cimento razionale per essere protagonisti non subalterni in un presente dilaniato e pervaso non casualmente da impulsi distruttivi della memoria. Sul tema della memoria ritorna l'amico Michele Selvaggio, che riafferma: ne deriva l'indubbio valore educativo, un tema a cui noi, come sapete, come Fondazione Gerardino Romano attribuiamo un particolare significato, il dato paradigmatico, la qualificazione paradigmatica dell'educazione e soprattutto dei simboli educativi. L'indubbio valore educativo del testo, comportando la riscoperta delle consuetudini sociali, comportamentali e tecnologiche del gruppo umano che le condivide, che ritrova la propria identità, quindi ritrova il tema del rapporto dell'identità e memoria, in questo ben riuscito deposito della memoria collettiva, lo dice il professore l'amico Michele Di Maggio. È sempre fortunata, quindi ho concluso invece con il professore Scelto, la comunità dove operano gli studiosi, in special modo coloro che spendono nobilmente, qui ci sta Pasquale Caro e ci sta Michele Selvaggio, nobilmente il tempo a raccogliere e conservare la memoria. Angelo Raffaele Scelta. Io l'ho concluso raccogliendo questi quattro punti di vista, perché insomma questi quattro punti di vista danno perfettamente l'idea del libro di Pasquale Caro, un libro minuzioso, dettagliatissimo. Lo dicevo poc'anzi, ho scoperto che il Molino Capasse Romano, nel quale sono cresciuto, che il Molino di mio nonno si chiamava Capasso Vattimo, no, di Vitto Romano. Poi si è chiamato Gerardo Romano per un periodo e poi invece è diventato Capasso Romano. Tutte cose che non conoscevo, che appartengono alla mia famiglia, ma non le conoscevo, grazie a Michele Selvaggio e a Pasquale Caro che mi ha dato visibilità, le ho apprese. Per dirvi che dentro ci sono veramente straordinarie informazioni, straordinarie testimonianze, anche dal punto di vista fotografico, straordinarie illustrazioni. Ci sta per esempio questa cosa che io ho voluto riportare, una cosa che ho trovato straordinariamente interessante, l'ufficio delle imposte di consumo. Per esempio, è una riflessione che poi ho fatto anche perché poi c'è tutto un dibattito, cioè, in un certo punto per noi giuristi, no?
non può capire Pasquale di quale interesse ha per un giurista parlare del vero fine di una disposizione di legge, il vero fine di una disposizione di legge. Ovviamente c'è dietro tante considerazioni legate alla filosofia del diritto, ai dibattiti sui temi della visione teleologica dell'atto giuridico. Quindi leggere in un atto amministrativo il vero fine della disposizione giuridica è una querela, perché lì si parla di una querela tra due personaggi locali, mi è interessato, mi ha incuriosito molto, io me la sono sottolineato e l'ho evidenziato. Ma per esempio questa prima parte in cui si parla del paese, ci sono i luoghi di culto, sono cose di una bellezza di intesa, a parte le fotografie, la fotografia del mio amatissimo parroco Don Mario Goglie, giovanissimo, che allora affiancava il parroco di... Poi diventa parroco di Castelnuovo, è stato parroco anche qui a Telese, così l'ho conosciuto io. C'è un brevissimo, pensate, tra i tanti dettagli che sono contenuti in questo libro, ricchissimo, veramente una sede preziosa di informazioni. C'è anche quel riferimento molto bello all'albero di pino per commemorare la morte di Bruno Mussolini, che poi fu abbattuto appena ovviamente. Povero Bruno Mussolini morì in un incidente aereo nel 7 agosto del 41, che tu ricordi bene, voi sapete, questo terzogenito di Mussolini è stato un ragazzo con tantissime qualità, considerato un eroe per poco tempo, che poi dopo è stato riscoperto anche le sue eccesse. Però anche questa cosa del pino che era stato messo per commemorare la morte e poi è stato abbattuto per dimenticare la morte precedentemente commemorata del terzo genito di Benito Mussolini, appunto Bruno Mussolini, che morì ventenne, un poco più che ventenne. Veramente un cofanetto preziosissimo, è un testo, ma diventa veramente un cofanetto per tutte le sollecitazioni che dà. Io penso che, mancando il primo maestro, Danilo Conte, cioè, essendoci il secondo maestro, cioè Michele Selaggio, credo che Michele ci può fare una piccola, innanzitutto facciamo un applauso per Pasquale, grazie. Un applauso anche a coloro che hanno dato la possibilità di pubblicare tutte quelle, non solo le informazioni, ma le foto, sì. C'è anche qualcuno presente qui. Sì, sì, poi vengono anche menzionati in libro. Cioè, lo so, i fratelli Cefredi, infatti lo dicevo, perché voglio dire, essendo soci della nostra fondazione, può anche la nostra fondazione partecipa. Poi c'è l'apporto prezioso anche di Mirella Fabbri, che già aveva precedentemente lavorato di Vincenzo Venditti, sì. Che bene o male poi rappresenta la continuità di questo periodo storico trattato qui. Sì, ma la forza paradigmatica, io di questo vorrei in qualche modo fare la domanda a Michele. Questo libro, al di là di Castelvene, io ho la mia amica avvocato che viene da Napoli per sentire il nostro incontro, la mia compagna di tanti anni, di tanto tempo fa, che ha avuto la cortesia di venirci a sentire. Ovviamente lei credo che sappia poco di Castelvene, però la forza di questo libro secondo me è che va molto al di là di Castelvene, racconta un pezzo della nostra storia. Per esempio, quando tu parli delle persone che sapevano leggere e scrivere, che dovevano essere individuate proprio a proposito di quella vicenda di cui parlavo prima, ma essere individuate per comporre un certo tipo di comitato, perché non c'erano i comitati di liberazione a Castelvene, bisognava comporre un certo tipo di comitato. Tu racconti questa storia e fai il nome e cognome delle persone che sapevano leggere e scrivere, che erano quasi tutti agricoltori, proprietari terrieri, cioè legati al mondo rurale. Ecco, questa realtà che poi in parte si è trasformata, in parte no, la grande forza evocativa di un tempo che non è poi tanto storicamente un tempo vicinissimo a noi. Se vogliamo sì, perché sono 70 anni. 70 anni dal punto di vista storico è nulla. Eppure 70 anni fa c'era un'altra realtà, era un altro mondo, c'era un'altra situazione. Tu racconti il momento della fame. Io voglio ricordarlo, che poi dirò subito la sua parola a Michele, al maestro Bis, diciamo. E il paese, quindi fotografia del paese, il paese in camicia nera, il paese trema, il paese soffre con tutti i suoi sottoparagrafi, il paese litiga parecchio, quindi avevo tutti i paesi, il paese risorge, è una caratteristica che si è mantenuta, il paese risorge, poi ci sono le appendici, l'appendice A, che sebbene rimasta dagli sfollati, quell'autunno caldo del 1947 con i negozi chiusi, l'appendice C, 18 aprile 1948, l'inizio del mezzo secolo di potere di C. Grande valore paradigmatico, facciamo fare un'introduzione. Michele, poi diamo a te la parola, poi facciamo delle domande. Io ho preparato delle domande difficili. Diciamo che con Pasquale divido, non solo lui, ma anche un altro, ma lui in modo particolare ha questa passione per la storia locale. Lui ha veramente fatto un libro di una ricchezza incredibile, ne contiene molti altri, poi dopo vedremo
credo che l'accennerà pure lui, già in embrione anche altre ricerche, perché questo libro è molto curioso. Lui riesce a fare di Castelvenere storicamente rimane purtroppo anche logisticamente schiacciato tra una civiltà che era quella di Telesia, quindi la valle, e quella che poi è stata Limata, quella che era la civiltà presente dei San Promondo, e quindi rimane un attimino schiacciato. Lui invece riesce, e anche io la chiamo la scuola castelvenerese, perché oramai ci sono gli studiosi di storia locale castellani meravigliosi, sia come persone, me lo posso permettere di dire questo perché li conosco, sia come studiosi, i quali hanno tratto, praticamente hanno ricostruito questa storia per intero. Lui ne fa un periodo difficile, perché è difficile anche la ricostruzione, adesso ce ne parlerà, e ci sono degli spunti totalmente originali, al di là dell'iconografia che è stata arricchita dalla possibilità anche di accedere ad archivi privati, come era stato già accennato prima, però non il mio, no, dopo vi spiego perché sono stato invitato a sedermi qua, perché c'è un fatto che riguarda la fondazione. Oltre a questa ricchissima iconografia, lui riesce a recuperare anche i documenti americani, insomma, tutta una serie di cose che lo rendono, ecco, e come diceva Leone Tolstoi, conosci il tuo villaggio, conoscerai il mondo. Lui in questo libro, secondo me, ci ha dato lo squarcio del mondo, partendo da un paesino che è Castelvenere, che storicamente apparentemente era schiacciato tra civiltà diverse. Però voglio lasciare prima la parola, poi gli facciamo la domanda difficile. Io prima di tutto ringrazio la Fondazione per l'invito e anche l'amico Michele che ha fatto da collante per questa presentazione. Diciamo subito, liberiamo subito il terreno da un aspetto fondamentale. Il libro ovviamente non è partito così come poi è diventato. L'idea che ci aveva avuto qualche anno fa era quella di, non a caso ci tengo la premessa, di parlare un po' della storia relativa alla Seconda Guerra Mondiale, il contributo di un paese come Castelvenere alla Seconda Guerra Mondiale, un conflitto che si voleva dimenticato per i tanti motivi. Ah, sì, giusto, siamo già detto. Parli molto il tema dell'oblio. Sì, sì. Poi nel momento in cui la ricerca si intersica agli archivi di Stato con qualche fascicolo interessante di politica locale, il nocciolo centrale del paese che litiga, l'opera ha preso tutt'altra forma, e soprattutto si è un po' ampliata, concentrandosi su quello che è stato che sono stati 5 anni dalla caduta del fascismo all'avvento della Repubblica e alla Costituzione, ma poi affondando molto sul secondo decennio fascista, in cui abbiamo redescritto quello che era il paese, un paese che diceva giustamente Michele, che oltre che essere schiacciato tra queste due, ha avuto la caratteristica di essere un paese fino alla fine del 1800 che contava 800-900 abitanti, era veramente qualcosa di molto piccolo. Poi succede l'espandersi dell'agricoltura, che passa da un'agricoltura di sussistenza all'agricoltura redditizia. Il terreno castelvenerese è stato fecondo prima per il grano e poi soprattutto per le viti, e c'è questo boom demografico che si registra proprio nel periodo bellico. C'è una delle particolarità di questo paese è che proprio nel periodo duro della guerra e delle sofferenze acquista il suo massimo storico dal punto di vista demografico. Castelvenere, che alla fine del Novecento contava 980 abitanti, alla fine dell'Ottocento contava qualcosa come 900 abitanti, nel 1951, il primo censimento del dopoguerra, arriva a 2600 abitanti, che è il suo massimo. Da allora poi ci sono state delle lenti discese. Quindi per far capire già la particolarità dal punto di vista numerico di questo paese. L'altra differenza che poi si coglie, l'altra rivoluzione che si coglie, è quel boom demografico che si registra, predilige, non a caso, lo stanziarsi nelle campagne. Cioè abbiamo queste campagne che si animano, soprattutto di arrivi medio raggio, perché sicuramente saranno dei paesi limitrofi, arriveranno tanti da Cusano, da Pietroroia e altri paesi limitrofi che prendono ad animare questa realtà e vanno a, come dire, ad innestarsi su un paese che, e qui iniziamo un po' a toccare gli aspetti di cui ha parlato prima Michele, che aveva delle caratteristiche di litigiosità che non erano dovute prettamente alla politica, ma era una religiosità religiosa. Il caso vuole che alla morte di Vittorio Emanuele III, una delegazione di Castelvenere, siamo nel 1871, si reca a Roma per i funerali ed assiste ad una cerimonia religiosa valdese.
L'adunanza valdese. L'adunanza valdese. C'è questo pronto affezionarsi a questo culto voluto anche fortemente dai Savoia, perché poi è stato favorito anche dall'Italia post-unitaria. Ma soprattutto c'è questo affezionamento che è legato ad un problema che si ha a Castelvende per una successione di un parroco. Ovviamente la comunità si divide e da qui prende a innestarsi questo culto che poi avrà una sua importanza anche dal punto di vista di contributo alla lotta di liberazione e quant'altro. E da qui parte poi questo lavoro di ricerca che va a concentrarsi prima di tutto su come era il paese. Come si viveva in questo paese, qui ci ha aiutato molto l'archivio di Stato di Benevento con le carte dell'ufficiale sanitario dell'epoca e tutte le altre documentazioni che ci descriveva effettivamente le condizioni di un paese che fino al 1960, e lo aveva descritto bene anche Mirella, non aveva fognature, non aveva acqua domestica, quindi comprendiamo la retratezza dal punto di vista sociosanitario di un paese che chiedeva modernizzazione per intenderci. Poi se andiamo avanti per focalizzando l'attenzione con qualche domanda, perché altrimenti poi diventa giustamente molto dispersivo il segreto. E finora segreto, ma è il nucleo valdese poi qualcosa che come si è sviluppato da questo 1800. Questa è una domanda tendenziosa, perché è l'oggetto del suo prossimo libro. c'è una filiazione da parte di questa proprio su questa. Allora, il nucleo valdese a Castelvenere, se parte da un discorso che avevamo detto prima di rottura per una successione di sacerdoti, alla fine formerà. Sì, perché c'era stata negli anni immediatamente all'unità d'Italia delle famiglie che propendevano per un parroco e delle altre che invece sostenevano e patteggiavano la promozione di un altro sacerdote, entrambi figure castelvenerisi, ovviamente legate a Castelvenere. La scelta di uno dei due provoca la reazione contraria degli altri. La scelta della curia. La scelta della curia, della diocesi scevetese, provoca la reazione contraria degli altri e qui va ad innestarsi il germe del culto valdese, che però, come poi andremo ad analizzare dopo, sarà anche un percorso di formazione socioculturale diversa per alcune famiglie ben identificate di Castelvenere, che ci diamo un nome per tutti, così iniziamo ad entrare nello specifico del libro, Geremia Ciro che appartiene alla fase finale del culto valdese, che dura fino alla fine degli anni 30 per intenderci, per poi morire in modo anche un po' misero, perché si perdono proprio le tracce in maniera quasi senza lasciare testamento. E Geremia Ciro, che era un pilota dell'aviazione all'epoca fascista, medaglia di bronzo in Libia al valor militare, l'8 settembre, per una questione di prigionia, di liberazione della prigionia, decide di passare a sostenere la lotta partigiana. E non sarà un partigiano qualsiasi, perché a lui toccherà comandare una divisione di giustizia e libertà. Tant'è vero che esiste un carteggio molto ricco tra lui e Cossu, che era la guida del movimento di resistenza di GL, che è riferito soprattutto alla liberazione di Piacenza, a cui partecipano entrambi. Quindi parliamo di una figura che ha avuto anche momenti di trattazione per la resa dei tedeschi, quindi una figura di grande spessore, e tra altre cose per la sua caratteristica per le sue caratteristiche personali per le sue caratteristiche caratteriali poco aveva tramandato ai componenti della sua stessa famiglia, quindi una persona di cui si era quasi perso lo spessore forte di questa persona. E una storia molto bella che si intersica poi alla fine del libro, e per intenderci anche per dare risalto a quelli che sono gli spessori morali di alcune figure castelvenerisi,
La sua storia si intreccia, viaggia in maniera parallela con quella di un altro castelvenerense che è Nicola di Santo, sarebbe il nonno di Nicola, avvocato adesso qui, che vuol dire che abita a Terese, il quale invece dopo l'8 settembre decide di essere fedele al regime. Lo troviamo a Milano con Goffredo Coppola pochi giorni prima dei fatti di Dongo. E quindi queste due persone, qualcuno mi aveva detto il rosso e il nero a Castelvenere, che corrono su binari diversi, partono da una stessa radice, una stessa matrice culturale, e poi reagiscono, perché i fatti storici, qui è importante capire il momento storico in cui che si trovano a vivere, che li porta in direzioni opposte, però mantenendo sempre un'integrità morale che poi avranno anche dopo la fine della guerra, la chiusura dei fatti bellici e il prosieguo della vita democratica. Tanto è vero che uno dei figli, l'avvocato di Santo, che è stato nostro concittadino telesino, era l'esponente della destra telesina, è stato il maggiore esponente della destra telesina per molti anni, quando esisteva il movimento sociale. E quindi i castellanesi poi si sono spazi nella valle telesina, si sono limitati. Non è solo il caso di... Il libro contiene veramente troppe cose, quindi potremmo stare qui a parlarne per giorni probabilmente. Però non hai fatto accenno a una delle ricerche più interessanti che lui ha fatto, cioè quella dei bombardamenti e della fase proprio della guerra. Ci torniamo, perché era proprio poi l'input del libro, che era quello di documentare non solo il sacrificio umano dei castelvenerensi nei vari fronti bellici, ma anche quello che è stato il costo di un paese nel passaggio di una guerra, che non tutti sanno. La guerra è passata per alcuni giorni in Valle Teresina e sono state delle giornate drammatiche. Il periodo dell'autunno del 1943, che parte non a caso con il bombardamento del 29 settembre e con la morte del nonno di Mario Scetta, che è una delle prime vittime in Valle Teresina per quanto riguarda il passaggio della guerra. E il caso, andando ad indagare su questo fattore, ci sono delle storie veramente interessanti. Una è quella è data dalla particolarità di avere tra le vittime civili a Castelvenere praticamente due bimbi sfollati. Questi fuggono dalla paura dei bombardamenti di Napoli e vengono a abbeverire nelle campagne del paese. Sono la ragazza che muore alla casa degli Scette, 14 anni, che veniva da Calvizzano, e un bimbo addirittura di 8 anni morto in contro alla foresta. Quindi è questo primo aspetto particolare. Succede a San Salvatore. Sì, così c'è qua a San Salvatore, il caso raccontato da Emilio Bove, con personaggi illustri che poi muoiono anche insieme al parente di Bove. L'altro aspetto interessante è quello che succede nella giornata del 9 ottobre a contro la foresta. È praticamente tre cittadini, due laurentini, due castelvenesi laurentini, vengono freddati da un soldato tedesco che stava tentando la fuga verso il Monte Ascio, dove poi dopo qualche giorno dopo sarebbe dato vita alla battaglia prima di oltrepassare il fiume Volturno. È un episodio di cui si era persa praticamente memoria nel nostro paese e di cui invece si trova traccia nel famoso armadio della vergogna ritrovato a Roma, dove vengono elencati tutti gli eccidi nazisti a partire dalle fosse Ardeatine, Sant'Anna di Stazzeo e quant'altro. Quindi è questo, come dire, inserirsi di storia castelvenerese in quella che è stata la grande storia della liberazione dell'Italia da parte delle truppe alleate e delle forze partigiane poi dopo nella fase conclusiva. Una delle cose belle di questo libro è a parte la facilità di scrittura con cui Pasquale è il maestro, l'abilità con cui manovra le parole, insomma, è il fatto che lui tratta un argomento che, come dicevamo prima, non è ancora storico, perché è troppo fresco, ci sono ancora i vivi, quindi è una memoria, non può essere storia. Però lui la tratta senza mai entrare non giudicando mai gli eventi, li descrive. E detto così può sembrare cronaca, no? Qui fa il giornalista fondamentalmente, quindi potrebbe sembrare un libro giornalistico, che in realtà assurge a vera e propria storia, perché ci narra i fatti, quindi ci costringe a interpretarli noi.
E proprio il fatto, l'attualità di questo libro è il fatto che noi poi non solo li possiamo interpretare, ma li dividiamo in un'ottica di 50 anni di democrazia, praticamente, che poi questo paese l'hanno completamente trasformato. Ed è molto bella questa scrittura. Il libro non è facile perché chiaramente è zeppo di informazioni, è zeppo di personaggi, lui li descrive minuziosamente, non so come abbia fatto, con che pazienza sia riuscito anche a ricordarli tutti, a metterli in ordine cronologico, ha fatto un lavoro che è eccezionale. Però poi alla fine noi la conosciamo veramente la storia di Castelvenere, cioè si dipana così bene, così semplice, in un modo molto umano. E soprattutto lui fa un lavoro molto, molto importante, che è quello che è la storia della gente, non è la storia dei vincitori, la storia la scrivono i vincitori, è un dato di fatto. Lui invece descrive la storia della gente, cioè fa veramente un lavoro di memoria storica. Io lo definì, lui mi ha detto che non dovevo dire, però insomma, la Spoon River di Castelvenere, perché in realtà rintraccia tutti, senza giudicarli, senza, li ricolloca semplicemente esattamente così com'erano, e quindi è proprio è la storia del paese. Ed è bello tutto questo. C'è un riferimento, dicevo prima, mi hanno fatto sedere qui perché hanno scoperto che in un'immagine che io trovo, pagina 147, c'è la storia del luogo dove vi trovate, cioè la prima immagine, la prima foglia intestata di quello che era il mulino. Vi ho detto che era la città del grano, però poi si immaginava la Telesa, era la città dell'acqua, quindi il mulino aveva bisogno dell'acqua e lo trasportavano qui. E il primo mulino che fu costruito a Telese, che è quello dove siamo ospitati come fondazione, ma che è uno dei monumenti oramai di Telese, era di un certo Lamparelli, a cui seguirono un gruppo di imprenditori avellinesi, tra cui c'era appunto Gerardo Romano. E lui ha pubblicato i primi fogli, le prime carte intestate di questa storia, e l'ha ricostruita pure, quindi vabbè, ve la leggete. C'è adesso una corrispondenza che sì, è corrispondenza che poi riferita serve giustamente a dare il quadro di quella che erano le situazioni dell'alimentazione, di fame. Che noi nel sottocapitolo è la fame, cioè degli anni duri che seguono più che altro la fine della guerra, perché dal 44 in poi sono anni in cui veramente poi nel libro si trovano quelle che erano le razioni alimentari e anche i costi insostenibili per quello che si guadagnava all'epoca per poter comprare alimenti di prima necessità. E io sottolineavo in questa storia, nella ricostruzione, di come noi parliamo di un tempo a noi vicino, ma proprio come sono cambiati poi anche dal punto di vista di quella che è la storia alimentare. Il prodotto che si pagava di più a quell'epoca era il lardo, la sugna, perché era praticamente l'alimento che poteva sopperire ad un periodo di fame anche dal punto di vista di calorie, perché qui era proprio una questione di sussistenza. E per darci un'idea, la carne costava 150-160 lire al chilogrammo, la sugna arrivava a un prezzo di 600 lire al chilogrammo, per intenderci praticamente poi questo tempo è particolarmente poi lontano, se andiamo ad analizzare, perché nel corso di questo secolo breve che ci ha condensato tutto in pochi decenni, troviamo veramente quello che è stato lo stravolgersi di condizioni di vita e di condizioni anche alimentari. Le famiglie, vogliamo parlare un po' delle famiglie? Sì, andiamo a toccare l'aspetto che politico, tra virgolette, perché poi anche se parliamo di scontri politici, alla fine restano degli scontri di famiglia. Poi Tomelli a me ha sottolineato questo, avete detto, dell'importanza morale delle persone, sì. Cioè, era prima nella politica, nelle relazioni sociali, era un'integrità che è un'integrità dal basso, come posso dire, una forma di salvaguardia che nasceva dai valori che venivano condivisi da tutti. Adesso questo purtroppo è meno vero. Ci sono altre, ovviamente ci sono delle opportunità, non voglio poi fasciarmi la testa, ovviamente i giovani possono dire che ci sono stati anche tanti passi avanti. Mio nonno, a proposito di Gerardo Romano, diceva sempre che la modernità comunque porta sempre dei benefici, cioè non è che porta solo dei malefici, porta dei benefici, certo. La nostalgia, col passare degli anni, viene sempre un po' di tirare dalla parte della nostalgia, però queste grandi testimonianze morali di cui tu hai dato conto,
secondo me ci sono anche delle storie di famiglie particolarmente significative che hanno caratterizzato quell'area, però hanno caratterizzato quell'area e hanno avuto una grande importanza, come avete dichiarato prima, parlando di San, anche per un allargamento di quell'area rispetto alla stessa valle, a tutta la valle, no? E quindi un po' è stato anche un modello per tanti come noi che venivamo dalla città e che invece con queste persone abbiamo conosciuto. Partiamo dalla fine di questo discorso tra le famiglie e la lotta per il governo del paese e di quello che era poi il vero fulcro di potere di quegli anni, l'ufficio Annona, perché poi un buono studio è stato fatto sulle carte annonali che ci hanno permesso poi di renderci conto di quello, dello scontro in atto per avere in mano il potere decisionale di quello che era poi l'ufficio che gestiva l'alimentazione. Avevamo parlato prima della fame, quindi ovviamente la prima esigenza della gente era quella di sopperire a mangiare, quindi era l'ufficio di potere per eccellenza. Quando ho iniziato a raccogliere del materiale, perché buona parte dei documenti poi fotografati nel libro fanno parte di un carteggio vecchio comunale che con la prologo, c'è qui il presidente attuale Vincenzo Cuccaro, all'epoca era impegnato come servizio civile, abbiamo salvato da quello che poteva essere la fine al macero di carte che potevano sembrare anche inutili. E tra queste carte inutili c'era questa, datata 31 luglio 1948, in cui Nicola Riccardi, che era colui che faceva le veci del sindaco Cosimo Moccia all'epoca, impegnato soprattutto in periodo estivo ai bagni di Terese, perché era direttore del complesso termale di Terese, affisso questo avviso negli uffici comunali: per evitare perdita di tempo al personale si prega a trattenersi in ufficio il tempo strettamente necessario per il disbrigo delle proprie pratiche. Per nessun motivo sono ammesse discussioni inutili, specie politiche. Questo è un documento che poteva sembrare rendere efficace di quello che era lo scontro in atto nell'estate del 48 tra l'anima conservatrice dei liberali, rappresentata dal cavaliere Moccia, e l'anima, vediamo così, progressista, quello che può significare all'epoca progressista della Democrazia Cristiana, il partito nascente del dopoguerra, che alla fine finisce per essere impersonificata da Vincenzo Mentitti, dopo i primi anni di reggenza da parte del papà di Rosa Maria Ciabrelli, che poi si è allontanato dal paese anche per motivi di lavoro. C'è quell'affermarsi di questo nuovo, di questo giovane, all'epoca che era ancora studente, non era ancora laureato in agraria a Bologna, che dopo un passaggio nell'uomo qualunque, come succede spesso nei paesi del sud, di una buona fascia di popolazione conservatrice, decide di sposare le cause della Democrazia Cristiana. Questo provoca uno scontro che ha delle caratteristiche veramente uniche, così come avvengono a Castelvenere, anche perché paradossalmente si registra uno scontro tra due anime che sono per di sé, che poi alla fine è conservatrice entrambi, perché liberale da una parte e gli ex qualunque che sposano l'idea della Democrazia Cristiana sono due blocchi conservatori. E tanto è vero, questo paese conservatore esce fuori con forza quelli che sono i dati elettorali tutti raccolti nel libro, delle elezioni dell'Assemblea Costituente del 48 e soprattutto del referendum, perché tra le tante cose che pubblico questo libro, per la prima volta ci sono i referendum del 1946 di tutti i comuni della provincia di Benevento. E a Castelvenere, ovviamente, così come tanti comuni del Stragno, si registra una netta affermazione della monarchia. Questo scontro politico che viaggia su due binari, da una parte quello per la lotta del comune tra Cosimo Moccia e Vincenzo Venditti e dall'altro per la lotta dell'ufficio Annona tra Cosimo Moccia e Giovanni di Crusta, che era il vecchio esattore delle imposte, fatto fuori come primo atto dal commissario Cosimo Moccia, che da sindaco prefascista fino al 1926 diventa commissario dopo l'andata via del fascismo, prima commissario e poi sindaco. Sì, prima commissario, poi sindaco nominato e poi sindaco eletto, quindi si porta a compimento quello che è appunto la restaurazione dello stato prefascista.
Questo scontro veramente feroce, perché poi coinvolge tutti, nel libro sono raccolte tutte le carte di chi aveva ricevuto un sopruso da uno o dall'altro, avevano ammanchi di derrate, ammanchi di quant'altro, e false testimonianze, perché poi è ricco anche dei ricorsi anonimi che venivano presentati ai danni stessi dei protagonisti di primo piano, il sindaco Cosimo Moccia, e per la parentesi che ci abbiamo anche il sindaco Pietro Martoni, che poi sarà sindaco a San Lorenzo. Ci sta questa lotta a 360 gradi, che terminerà con il punto di avvio dell'opera di Mirella, con l'elezione a sindaco di Vincenzo Venditti, che guarda caso viene per Libertone, perché l'elezione del 48. Lo racconta? Sì, te le racconta. Noi qui ricostruiamo minuziosamente anche i verbali delle sedute di giunta e di consiglio comunale con cui avviene questo ribaltone. Con un consiglio comunale convocato per la fine del 1948, per l'ultimo giorno dell'anno, che sono precedute dalle dimissioni di Cosimo Moccia, e qui non ci sarà più luogo alla votazione, ma in effetti poi ci darà il consiglio successivo l'elezione di Vincenzo Venditti, e sarà il sindaco, che ha raccontato bene Mirella nel suo libro, per praticamente per oltre 25 fino a 62, poi perché in quel momento viene colto dalla morte in consiglio comunale, che altrimenti sarebbe stato uno di quei sindaci, sarebbe stato come Pacelli, era quella la generazione ed in questa storia viene praticamente coinvolto tutto il paese, non c'è un angolo che tra petizioni, ricorsi, denunce, la dedicità che dicevamo prima, che cosa il libro che possa anche sparare. Ci che, sarà un'altra storia che quindi mette ben in luce di quanto di poco politico all'epoca ci fosse, anche se poi alla fine ci sono state delle ampie vedute di chi ha segnato il passaggio dal fascismo al primo avvento della Repubblica, e con storie particolari. Poi diceva giustamente Michele, è difficile andare a prenderle una a una, perché ce ne sono talmente tante. Ce n'è una che possiamo leggere, dai. Ce n'è una da così prendiamo una rappresentazione. Mentre lui la sceglie, volevo dire una cosa di questa lotta politica. Nel 1934, come sapete, Telese nasce come comune autonomo, e noi dobbiamo una difficoltà che noi telesini abbiamo da allora, è quella dei nostri confini. Chiaramente il paese nasce intorno allo stabilimento termale, al binario, ne abbiamo parlato pure in questa sede, e attualmente il paese è stretto, perché diciamo, è asimmetrico, lo vediamo io, in quanto la parte di terreno che non è stata abitata per molti anni è altrove rispetto a quello che era il paese. In realtà noi siamo stati vittime, virgoletto vittime, e siamo stati anche premiati, virgoletto premiati, dai latifondisti, soprattutto castelvenerensi, e in parte sodovaghesi, che cedettero i loro terreni per la costruzione del nuovo comune. Cioè, quando Telese nacque, i latifondisti castelvenesi, e lui cita alcune famiglie, perché poi stiamo parlando di pochi anni prima di quello che è l'argomento del libro, divisero i loro latifondi in modo tale che una parte di questi latifondi potesse essere comune di Telese. Ecco che ad esempio il Grand Hotel, il famoso quadrivio del Grand Hotel, divide quattro paesi, che fu fatto proprio in quella sede, fu ceduto dalla prima alla provincia, e poi la provincia lo cedette per creare il nuovo comune. Quindi è una storia che lui traccia, perché parlando di queste famiglie, molte di queste famiglie sono molto legate quindi alla storia, proprio al territorio che attualmente forma Telese Terme. Tant'è vero che Castelvenere attualmente è parte di Telese Terme, perché giunge fino alle soglie dell'attuale fondazione Maugello, insomma, quindi, perché quei terreni evidentemente furono ceduti parzialmente, perché adesso è cambiato un po', è vero, perché adesso si pensa al vino, quindi quei terreni non hanno più il valore che avevano allora, però insomma, appena 70 anni fa quei terreni erano considerati talmente di valore che rimasero a Castelvenere, e a Telese fu ceduto soltanto. È emblematico, per comprendere un po' lo scontro, quello che si avviene nel 48 è con il cambio di Bartone tra Moccia e Venditti, è qualcosa che affonda le radici già subito dopo le elezioni del 46, tanto è vero che in una seduta del Consiglio Comunale il 15 settembre del 47 c'era già stata presentata un ordine del giorno di revoca e voto di sfiducia al sindaco Moccia Cosimo,
è singolare, io poi ho descritto i tratti salienti dei due interventi di Venditti e di Mocci in quel consiglio comunale. L'accusa venne presentata al consigliere Vincenzo Venditti, che nel suo lungo intervento evidenziò: abbiamo fino ad oggi subito l'attività di un sindaco fazioso ed interessato esclusivamente in una lotta personale che esclude qualsiasi attività della pubblica amministrazione. Venditti elencò il poco lusinghiero operato dall'amministrazione in 19 mesi e concluse, rivolgendosi ai consiglieri comunali di maggioranza, che eliminando quest'uomo noi siamo disposti a collaborare per l'avvenire e a dare tutto il nostro appoggio ad un sindaco e ad una giunta che abbia per scopo l'unico bene di tutti i cittadini. Non meno incisiva si presentò la linea difensiva del sindaco Moccia: non è verito se visse il venticello della Colugna, o si afferma o si tace, belare non giova. E ovviamente Moccia tracciò i tanti risultati raggiunti nel corso dell'anno e mezzo di amministrazione e concludeva: si poteva e si potrà fare altro, certo, ma occorre tener conto anche delle circostanze e dei tempi, né l'opera nostra è finita. Con tale chiarimento è finito e mi rimetto completamente alla saggezza della libera volontà e votazione dei signori consiglieri. E ripeto. Sì, no, spinsero la mozione di sfiducia in quell'occasione successiva. Però è singolare che poi ci si appellava a tutto, anche il comportamento di un politico tra virgolette di Cosimo Moccia, che all'epoca era stato colpito dalla tragedia del figlio in Russia, disperso in Russia, quindi ovviamente presta sempre meno attenzione all'attività politica, tanto è vero che succede che alla data del 7 gennaio c'è la consegna della copia della Costituzione a tutti i sindaci dei comuni della provincia di Benevento. L'unico sindaco che manca è quello di Castelvenere. Quindi è singolare questo. Nel 7 gennaio 48, che questa storia viene ripresa dai giornali proprio per attaccare, ovviamente. Settimana prima. Tanto tempo, poi sì. Tre figli morti in circostanze, quattro figli maschi, tutti morti, quindi lui resta solo, che era rimasto, muore in Russia perché era andato volontario, disperso nel poverino, ormai non aveva più nessuna voglia e nella di vivere, anche perché poi nell'estate del 47 arrivano i certificati di ripetibilità di suo figlio e degli altri due castelvenerisi dispersi in Russia, perché poi quando parlavamo dei costi umani della Grande Guerra, un piccolo paese come Castelvenere ha tre dispersi in Russia, due dispersi in suolo africano, due morti straordinari tra virgolette, anche perché poi sono state trattate non a caso anche da pellicole varie in mare. C'avevamo Filippo Ragozzino, non ancora diciottenne, che morirà a bordo dell'incrociatore Trento nella epica battaglia di Pantelleria, così come Domenico Pacelli. Questo è stato un particolare che nemmeno i familiari conoscevano, di questa sua morte in una nave che portava i prigionieri italiani dell'Alamein in Inghilterra, praticamente silurata da un sottomarino inglese, da un sottomarino tedesco, con le guardie polacche che erano state messe lì a guardia dagli inglesi, che vietano i militari italiani di uscire dalle stive della nave, e chi ci riesce vengono tagliati i polsi per non farli aggrappare le scialuppe salvataggio. Quindi una morte veramente atroce. Per far capire appunto quello che è il sacrificio, il costo di giovanissimi, qui parliamo di persone di 20-21 anni, non a caso io faccio poi l'elenco dei morti sia civili che militari, diventa veramente un elenco da poter pensare, da farci riflettere, perché oltre al Filippo Ragazzino 27 parliamo 21, tutti 21, massimo 36 anni morti in circostanze poi post belliche per malattie contratte durante le campagne africane e quant'altro, così come è anche far comprendere tanto che cosa significa una guerra in casa, l'età delle persone morte, in cui figura anche un bimbo di 3 anni, per intenderci, quindi parliamo di un costo veramente duro a pensarci oggi. Le repetici dinamiche mi sembrano molto interessanti. Sì. Vogliamo spiegare bene come hai fatto questo? Come sono nate? Vabbè, la prima appendice è molto semplice, perché è stato recuperato il registro degli sfollati che era stato appuntato
anche se in maniera ovviamente non molto precisa, perché si parlava di giornate con altre, soprattutto di guerra, dagli uffici comunali, e quindi troviamo qualcosa come 108 annotazioni. Arriviamo a un totale di tra 350 e 400 persone che sono arrivate in paese nell'autunno del, tra l'estate e l'autunno del 43 per fuggire dalle paure delle bombe, soprattutto nell'area napoletana e della grande metropoli. E la particolarità è vedere poi tanti cognomi che poi si sono radicati in paese e hanno, come dire, fanno parte di quel boom demografico che poi si è registrato nel periodo post bellico. La seconda appendice nasce dal discorso che facevamo prima, perché la storia della lotta per il comune, della lotta per l'ufficio Annona, poi si concretizza in questo autunno. Io ho chiamato nel caso un autunno caldo del 47 con i negozi chiusi. Nell'estate del 47 scoppia lo scandalo per gli ammanchi delle derrate alimentari. Ci sarà un'indagine, qui verranno affrontati tutti i documenti con gli ispettori dell'ufficio provinciale dell'alimentazione, che verranno più volte bene a Castelvenere, controlleranno uno per uno tutti i negozi, con la chiusura, con una decisione finale della prefettura di chiudere tutti i negozi alimentari di Castelvenere per un periodo di 6 mesi. Ovviamente poi ci sarà il lavoro per mettersi d'accordo sulla turnazione della chiusura, e con questa storia che diventa emblematica poi anche nel secondo semestre di chiusura dei tanti sottofugi che faranno alcuni esercenti, per avere ovviamente il periodo di restrizione per quanto riguarda la chiusura forzata. E la particolarità vuole che chi aveva messo in moto tutto questo, che è il Di Crusta che dicevamo prima, il fratello Antonio Di Crusta, che anche lui è un commerciante, sarà quello che avrà il negozio chiuso per più tempo, perché nel frattempo arriverà anche la Guardia di Finanza a richiudere il negozio appena aperto dopo i 6 mesi di chiusura, e quindi è la dimostrazione di un periodo particolarmente turbolento. La terza invece gioca su una considerazione. Il 1948, l'elezione del 18 aprile, è stata la consultazione in cui la Democrazia Cristiana ha avuto il suo massimo storico dal punto di vista della percentuale dei voti, ebbe la maggioranza quasi assoluta, perché supera il 48%. Invece la cosa vuole che Castelvenere fu una prima affermazione, da cui invece arriveranno delle affermazioni in cui la Democrazia Cristiana arriverà a prendere anche il 60-65% dei voti. Sarà veramente un dominio incontrastato, che durerà fino alla prima elezione dell'attuale sindaco, che non a caso erano già scoppiate Tangentopoli, e lui si presentò all'epoca con lo scudo cruciale della Democrazia Cristiana, per dire quando fosse radicata questo blocco, dovuto a tre figure particolari. Oltre al citato Vincenzo Venditti, c'è stato Don Armando Verrillo, che per 50 anni e tra gli strumenti usati il buon Carlo Verrillo, che non a caso alle elezioni del 51 prese più voti di Venditti, anche se poi lui preferì non fare il sindaco ma lasciarlo continuare a fare a Vincenzo Venditti, però la dice lunga del peso che avevano avuto il medico condotto e il parroco del paese per oltre 40 anni. Ci sono tante storie che si possono raccontare alla luce di queste storie. Io credo che ci abbia avuto un'illustrazione bella di questo scenario così ricco, così variegato. E ti pregheremo di tornare da noi, innanzitutto perché così ci racconti anche un'altra storia, la storia produttiva di queste cose. E poi la del Nuovo Lingo. Ma prima del Nuovo Lingo ci raccontare quello che dovevo venire da te il 13 e 14, che non ho potuto fare in dicembre per le ragioni della salute di mia madre. E c'è questa straordinaria forza che Castelvenere è considerata una delle patrie paese, una battuta su questo tema, a parte perché noi facciamo il vino a Castelvenere, Don Gerardo nasce a Castelvenere, al di là del fatto che facciamo il vino a Castelvenere, perché è considerata Castelvenere, insieme al Vulture e a poche altre aree territoriali con tanta vocazione, una delle aree con più vocazione analogica. Ma non solo, ma le caratteristiche morfologiche, ma anche il sottosuolo, rendono il vino un prodotto veramente di grande valore qualitativo.
ci spieghi Castelvenere, città del vino, io lo dico che città del vino non solo perché lo produciamo a Castelvenere, ma perché per me Castelvenere è città del vino più di Solopaga, non me ne vogliono, sono i solopaghesi presenti. Perché Castelvenere ha queste caratteristiche particolari che poi hanno preso nel domanda non semplice, hanno preso nel tempo una cosa, un eco straordinario, hanno avuto nel tempo un eco straordinario. Partiamo proprio da quando ho scritto, perché tra le tante notizie riportate, già nel periodo immediatamente post-bellico, persone di Castelvenere, ed è Menditti, il commissario prefettizio e poi anche lui podestà del paese, insieme al suo insieme al genero metteranno uno dei primi negozi di vini sanniti, tu lo racconti, la Peschetteria del Sanno, in cui venderanno i vini di produzione della famiglia Menditti, che è a Napoli, a Bomero, in uno dei quartieri buoni di Napoli. Questa la dice lunga di quello che è la storia vitivinicola di Castelvenere, che parte dalle cantine tufaci che ci ritroviamo sotto il centro storico, che da cave per il tufo, per la costruzione del paese, e sopra poi diventeranno cantine per la conservazione, soprattutto perché all'epoca non sapeva la concezione del vino da conservare, ma il vino da vendere, quindi luoghi di commercio per il vino. Castelvenere alla fine è diventato uno dei punti di riferimento, soprattutto nel periodo che va dagli anni 50, 60 e tutti gli anni 70, nel momento in cui negli altri due paesi di forte vocazione vinicola della valle, che sarebbe Solopaga e Guardia, nascono le cantine sociali. Anzi, Castelvenere invece viceversa si assiste ad una frammentazione, frammentazione già dal punto di vista agraria, dal punto di vista che già c'era, si assiste a questa, evidentemente anche forse per questo spirito religioso, a una mancata cooperazione di dare vita a una cantina sociale, quindi ognuno si ingegna in proprio, ognuno diventa produttore. Tutte le famiglie che abbiamo qui di Castelvenere sono tutte famiglie di grandi produzioni di vino negli anni 60 e 70, e soprattutto grazie al boom del commercio su Napoli, che poi va in crisi soprattutto con il periodo del metanolo. Lo scandalo del metanolo ammazza un po' il commercio diretto del vino, e però dà vita ad una nuova imprenditoria che oggi conta 20 realtà produttive interessanti, che si sono specializzati in quelli che non sono più vini di una volta, perché il vino che si faceva originariamente fino agli anni 60 era un vino di tutte le uve che si avevano in vigneto, poi scoppia la moda del mono vitigno, e si affermano a Castelvenere due vini in particolare: la Falanghina, che per fortuna è diventata un po' il la particolarità castelvenese, la Falanghina, che per fortuna di tutto il Sani è diventato un vitigno che gode anche di appiglio, un vino anche di moda, quindi la cosa non dispiace ai produttori. E poi di questa Barbera del Sani, è erroneo dire Barbera del Sani perché viene indicata nei disciplinari di produzione come Barbera, perché negli anni 70, quando ci sarà la riscrizione delle varie tipologie, poi ci saranno le DOC, gli ispettori agrari commettono l'errore, voluto o non voluto, di identificare questo vitigno al Barbera piemontese. Per carità, nulla di più sbagliato, perché si tratta di due uve completamente diverse che danno vita a due vini completamente diversi. E quello di Castelvenere si caratterizza soprattutto per essere, tra i vini rossi, uno di quei pochi che ben si adattano ad una pronta beva, cioè non hanno bisogno di conservazione. Barbera di Castelvenere è un vino che ha un anno della vendemmia, è godibilissimo rispetto agli altri rossi, e questo sta facendo la fortuna. Lui si è caratterizzato anche dell'Aglianico di Castelvenere. Sì, ma diciamo che l'Aglianico non dà la soddisfazione alla fase finale del consumo così come la dà Barbera, perché poi proprio la storia poi è quella che nel momento in cui queste cantine arrivano ad avere l'imbocco sul mercato, incontrano la difficoltà di questo nome. Così. È un conflitto con me. Non a caso si è pensato di
di dargli un sinonimo per poter favorire l'ingresso sul mercato, soprattutto il mercato estero, perché ovviamente all'estero Barbera si identifica con Piemonte, mi sembra qualcosa di... Ovviamente la sua sapienza ha fatto in modo che il nome alternativo sia uguale a quello di un suo testo, e quindi San Barbato, tutto attaccato, ha avuto almeno questo colore, la maglia del ministero, c'è stato introdotto questo nome. C'è stata una autorizzazione. Allora, speriamo in San Barbara. Allora ringraziamo il Pasquale, facciamo un applauso, lo ringraziamo.